Play. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo terzo episodio qui su My Time at Porzia. Siamo sempre con il nostro amichetto Artù in questa cittadina e quello che vorrei fare oggi insieme a voi, a parte che dovrei aver sistemato i problemi di lag, di telecamera, di sta roba qui, quello che voglio fare insieme a voi oggi ragazzi è espandere il mio negozio, quindi riuscire a prendere, a comprare la parte in più, quindi proprio l'espansione fisica, non solo in termini quindi di aggiungere macchinari e sta roba qua. Magari se riusciamo creiamo anche qualche macchinario nuovo, però la cosa più importante è finire le quest, tirar su circa 1500 gold e comprarci l'espansione del negozio, così possiamo creare una vera e propria catena di produzione e di montaggio. Ma per far questo io ho bisogno di farmare un po', quindi andrò un po' off camera. Però voglio consegnare insieme a voi la quest del glass, che non posso consegnare perché vedete manca il fuel, ed è esattamente questo che dicevo. Noi dobbiamo avere tutte le fornaci belle produttive, belle produttive, quindi devo farmare ancora parecchio legno e ci vediamo tra un poco. Ok, praticamente ho disboscato mezza foresta che sta qui intorno. Spero che gli alberi rinascano perché sono veramente veramente fottuto. Intanto qua devo ripristinare tutto il fuel nelle mie fornaci. Assolutamente. Mettiamo anche a craftare delle altre copper bar, solo due purtroppo. Ok, devo andare quindi magari anche in miniera a prenderne un altro po'. Qui intanto il glass sta andando avanti. Qui se non sbaglio posso mettere dell'altro fuel. Esattamente. Ok, quindi possiamo andare a consegnare la quest del glass e possiamo prendere tutte le altre quest che insomma ci è permesso. Io cercherò di massimizzare al massimo la mia produzione, perché dobbiamo vedi, per esempio ho 61 legni. Ah, un'altra cosa che vorrei fare, mi vorrei craftare una spada di legno, perché così andiamo a farmare un po' di pelle da quei canguretti qui che stanno qui fuori. In questo modo mi riesco a fare dei pantaloni che mi aumentano la stamina, e così ogni giorno che passa abbiamo della stamina in più e ci permette di fare azioni in più, perché ragazzi vedete, è solo disboscando il legno ho dimezzato la mia stamina e questo può essere un problema, quindi dobbiamo aumentare assolutamente la quantità di stamina. Intanto siamo arrivati, abbiamo guadagnato altri 240 gold, quindi siamo a 330 e voglio vedere a che livello siamo nel workshop rank. Siamo a 90, fantastico, quindi in teoria da qualche parte... Cosa mi dai 1800 soldi? Oh, fantastico, però è un po' difficile farla per ora. Oh, siamo a livello 8 di Gathering. Bella questa cosa, mi piace tanto. Di Fighting a livello 1, Social, Craft, ok. Licenza, manca pochissimo una quest e arriviamo al livello... Oh, stai buono. Al grado C dovremmo arrivare con la licenza. Intanto vediamo che cosa vuoi. 6 Copper Pipe, che potrei fartele. 5 Copper Blades, I'm too busy to make this, so somebody get me 5 Copper Blades, 4 Copper Plates. Allora io direi, mi pare che le Copper Plates sono quelle che costano di più. Allora, le copper pipes dovrebbero volerci 2 di copper l'uno, e le copper plates, anche se ce ne vogliono 2, meglio che prendiamo questa. Vedete, abbiamo bisogno di una produzione veramente veramente massiccia di copper, perché è quello che ci richiedono di più. Quindi ora si vola in miniera e si va a farmare copper come se non ci fosse un dopodomani, non un domani. E dovrei farmi penso anche un'altra fornace, anzi la mettiamo a fare, perché magari metto a fare un po' di tin. No, non posso fare il tin così da sé, però potrei mettere a fare dei brick, che fanno sempre money, quindi sì, mettiamo a fare l'altra fornace e poi si vuole miniera. Ed eccola qui, come vi avevo promesso, ci facciamo la practice world, che sarebbe la spada quella iniziale, e ci vogliono i 3 hardwood che abbiamo ottenuto parlando con tutta la gente dei vari negozi. La spadina è molto utile e ci serve per poterla sfruttare al meglio il nostro Basic Shiver, che ci richiede 3 copper bar, quindi con 3 copper bar facciamo un copper plate e 10 wood. Però c'ho la quest da finire, che devo fare 4 copper plate, quindi cavolo, ci vogliono 12 copper bar. Copper plate sì, ci vogliono... Oh, ma 4 li possiamo già fare, fantastimitico, ce li abbiamo già, miticuzzo.
Quindi ho benissimo, ho anche l'altro copper qui. Sì, mi piace come sta andando questa gameplay. Allora, ho anche quest'altro, mi posso fare un'altra copper plate e ci mettiamo a fare anche la produzione della insomma, vediamo il copper pipe 2, ecco, copper blade anche 2. Quindi interessante, con i copper blade e con i copper pipe è molto faiga questa cosa. Ok, quindi tu di che altro hai bisogno per fare il basic shiver 10 di wood? Si può fare decisamente. One e two. E abbiamo anche il basic shiver, quindi possiamo produrre ogni tipo di pellame. Cioè, mo, ogni tipo, non esageriamo. Però una buona parte sicuramente di pellame. Lo piazziamo qui. Questo è uno di quei macchinari che ha bisogno, per esempio, di vedete, di power stone. Allora, io quello che voglio fare sono questi qui. Quindi i plant fiber ce ne abbiamo. Abbiamo bisogno di due fur. E li andiamo a prendere dagli animaletti che stanno qui fuori. Venite qui, belli fulletti. Venite fulletti. Dove stanno i, come si chiamano, gli unicorni rosa? Sì, mi dà molto di nostale sta cosa degli unicorni rosa. Che dobbiamo farci, ragazzi? Li hanno messi. Non ci posso fare. Vieni qua, unicorno. Vieni qua, non te ne scappare che ti devo prendere ammazzate di brutto. Colorful, no, sono dei lama rosa, vabbè. Oh, che cacchio fa? Oddio. No. Ok, con il destro, ragazzi, si schiva che è una bellezza. Se riesco a non farmi picchiare male male male, dovrei massacrarli di brutto. Ok, abbiamo avuto solo un worn fur, che sono quelle, diciamo, il pellame di livello un pochino più alto. Mentre abbiamo bisogno del fur, quello semplice, per poterci fare i pantaloni. Scansa, dannazione. Questi combattimenti sono carini, come sono stati implementati su questo gioco, devo essere sincero. Ok, ancora worn fur, devo farmare un altro pochino. Ah, una cosa figa che vi volevo dire è che man mano che passa l'ora, è difficile, cioè non si riescono, determinati animali scompaiono, per esempio gli unicorni a quest'ora non ci stanno più, sono le 18 di sera, io ho finito anche la stamina, quindi non posso fare una bella amata ceppa, mi devo andare a ritirare in casa, anzi dovremmo essere ancora in tempo per consegnare la quest, magari non so se ce ne fa prendere anche un'altra, vediamo un po', ma per oggi è finita questo, quindi questo sesto giorno qui su Porzia è finito così. Io ho ritirato solo, sono riuscito a prendere solo una di pelle. Mannaggia. Siamo stati appena invitati ad un evento, ecco, in Peach Plaza, dovrebbe essere la piazza centrale, la piazza pesca, ecco, alle 7 di questa sera. Beh, penso che ci andrò, voglio andare a conoscere un po' di gente, magari far aumentare la nostra skin di socializzazione. Però intanto devo andare ad ammazzare un po' di lama rosa e di unicorni. E devo andare a vedere le quest di oggi, se c'è qualcosa che possiamo fare. Perché un po' di copper ce l'abbiamo. Abbiamo 13 13 copper cazzi qua, 13 lingotti di copper. E oggi anche dovrei andare in miniera perché ho finito ogni tipo di materiale. Le mie fornaci stanno andando a rilentissimo, cioè, o meglio, sono vuote perché non ho materiali. Quindi questo potrebbe essere un grosso problema. Non ho ancora abbastanza stamina per poter, diciamo, riuscire a fare tutte le cose nella stessa giornata. Allora, vediamo intanto che cosa mi chiedi. 5 pannelli di vetro, no. 10 copper bars, direi che questa è la cosa migliore, che te li do subito. 10 fiber clothes, ma manco se ti spari. 10 copper bars, te li do subito e siamo a posto così. Così ci facciamo altri 250 e pigliamo gli altri punti. A proposito, voglio vedere con voi perché ora dovremmo essere arrivati al grado C. Fantastica questa cosa. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Mission details, no. Dove? Queste sono quelle fatte. Ok. Licenza. Oh sì, siamo arrivati al livello C. Questo che cosa significa però? Questo non ha senso secondo me. Vediamo se per caso ci permette, ora che siamo a livello C, di prendere due quest. Magari funziona in questo modo. Accetta. No, ne abbiamo già presa una, quindi non ce ne fa prendere altre. Dannazione, questo è un problema. Intanto voglio vedere anche il rank che abbiamo raggiunto. Oh, stiamo per arrivare quarti? Sì, siamo per arrivare quarti. Fantastico. Higgins Workshop è ancora abbastanza lontanissimo. Quindi, signor Higgins, ti posso ammazzare. Ti posso picchiare di brutto. No, vabbè. Ok, mi ha fatto solo sprecare della stamina. Dannato Higgins.
Ok, vi faccio vedere anche la produzione di vestiti, quante cose che stiamo facendo in questo episodio. Allora, per produrre uno di questi, non so ancora quanto tempo mi ci mette, quindi io per il momento ti metto solo una Power Stone che dura circa 12 ore. Ah, ecco, uno di questi ci mette 4 ore, quindi ne potrei produrre teoricamente 3, ma non ho il tempo, cioè non ho le risorse necessarie. Di questo invece ne potrei produrre altri 5, molto interessante come cosa. Decisamente interessante, e mi produrrebbe questi fiber cloth, e quindi mi potrei riuscire a fare anche l'armatura nella stessa giornata di oggi. Vediamo un po' che cosa mi richiede per il vestito. Allora, per il vestito me ne chiede 5. Ok, abbiamo tutte le risorse necessarie, quindi sicuramente ci facciamo i pantaloni. Abbiamo bisogno di rubber fruit, ma rubber fruit ne abbiamo, anzi, magari prendo un po' a cazzotti qualche altro albero. E ci facciamo i 5 fiber cloth che possiamo farci, abbiamo tutto il materiale necessario, abbiamo pelle e fibre a sufficienza. E ok, quindi ora non mi rimane che andare in miniera, abbiamo preso tutte le quest di oggi e far cominciare la produzione massiccia di minerali. Di copper, bronzo che potrebbe esserci utile anche per come si chiama? Per produrre le ruote che sono vendute molto bene al mercato, mi pare più di 100 l'una. Quindi io direi andiamo in miniera e basta, senza perderci in qua qua qua. Ok, scogli pesciolini, questo settimo giorno sta volgendo al termine e ho farmato un bel po' in miniera, quindi ho ritirato tutta la produzione del giorno e ho messo in particolare a produrre 10 barre di bronzo, altri stonebrick, altri 6 copper bar, quindi altri 6 lingotti di... altri 16 in totale lingotti di rame. Qui ho ritirato la mia pelle, ho messo a produrre gli altri 5 fibre, così intanto ora possiamo craftarci i pantaloni, così domani iniziamo con della... cominciamo con della stamina in più innanzitutto, ma domani potremo craftarci anche la maglietta superiore così da avere ancora più stamina per il giorno successivo. Intanto ho trovato in miniera uno small engine delle hold part, ma principalmente ho farmato circa 100 pezzi di rame e una trentina insomma di tin. Ora vado a dormire, facciamo partire il nuovo giorno, vediamo che queste ci sono e andiamo a spaccare tutto. Ok, le nostre 5 pezzi di tessuto sono prontissime, quindi ci craftiamo anche l'altra maglietta. Benissimo, ok, fantastico. Abbiamo ora magliette e pantaloni, il tizio diventa molto più figo. Infatti vedete, ok, abbiamo 390 di 440. È tantissimo, vediamo se c'è ancora un po' di fuel qui. 4 minuti non ci facciamo un cavolo. Però prendiamoci un po' di bronze bar, un po' di copper bar e altre copper bar. Qui è finito il fuel, quindi dobbiamo subito ripristinarlo prima di andare a prendere le quest. E voglio vedere se magari riesco a produrre qualche gomma da vendere. Però abbiamo bisogno di quei frutti, quelli verdi, e ce ne voglio, mi sa, 8 per ogni gomma. Non ne ho tantissimi. Allora, effettivamente ho 8 frutti della gomma, quindi magari una gomma la possiamo fare. Vi voglio far vedere come ca che cavolo è sta gomma, perché ve ne sto parlando dall'altro giorno. Ecco, ne abbiamo bisogno di 9. Ma che sfiga! 9 più 2 bronze bar ci dà 146, che non è affatto male. Quindi dobbiamo an ancora tirare qualche calcio agli alberi, maledetti, perché abbiamo bisogno di un altro frutto della gomma. Eccolo qua, abbiamo preso l'ultimo frutto della gomma, possiamo craftarci la gomma e andarcela a vendere. Io sono indeciso se venderci anche i mattoni, perché potrebbero esserci utili in qualche quest. Ora vediamo un po'. No, diciamo che magari ne vendo solo una decina, dipende da quanto tra l'altro me li valuta. Allora, innanzitutto una di queste gomme la possiamo fare, benissimo, così ce la andiamo a vendere. Vediamo i mattoni quanto me li valutano, perché magari una decina li vendo. Quindi vado dalla nostra amichetta lì, vendo mattoni, prendo la prossima quest, vediamo soprattutto se posso farla subito. Siamo a quanti money? 860, siamo più della metà, dobbiamo arrivare a 1500, quello è il nostro obiettivo. Quindi proseguiamo. La tizia ci sta chiedendo una quest, The Storage Box. Che cosa vuoi che ti facciamo? Ti dobbiamo fare... Ma certo che te lo faccio uno storage box, ma figurati se non te lo faccio, ma basta che mi paghi in super contanti, maledettissima. Allora, questi quanto me li vendi? Sell price 14, oh mio Dio, quindi una decina te li vendo sicuro. Oh, fantastico.
Buono, buono questa cosa. Questo è sell price 146, te ne vendo sicuramente una. Altro non ho. Ok, vediamo le quest qui, che cosa ci dice. 10 copper bar e la potremmo finire all'istante. 5 copper blades, che sono sempre 10 copper bar, però lavorate, quindi mi conviene fare questa. 10 fiber clothes, no. Prendiamo questa, che prendiamo esattamente il doppio, e andiamo a lavorare le nostre copper bar, tanto ce ne abbiamo, e facciamo lo storage box a quella deficiente che ci dovrebbe dare qualcosa di utile. Ragazzi, siamo arrivati al nostro goal, al nostro obiettivo fantastico. Con un giorno di anticipo siamo a 1446. Quindi io gli vendo degli altri mottoni a sta deficiente ed espandiamo subito, subito, subito il nostro negozio. Senti, te ne vendo anche 5, sono sufficienti. 1516. No, te ne vendo qualcuno in più. No, va bene così. Oh mio Dio, siamo a 1500. Abbiamo raggiunto in... Eravamo al giorno 6 quando abbiamo iniziato a registrare. In 2 giorni abbiamo fatto 1500 soldi, cioè ci siamo messi proprio d'impegnissimo. E ora non mi resta che espandere il negozio. Vi faccio vedere che cosa significa espanderlo. Compriamo praticamente una nuova area. Ma non solo, io mi metterei ora a farmare un po' di legna perché abbiamo bisogno di maggiore produzione, maggiori fornaci, eccetera. Sì, voglio comprarlo. Oh mio Dio, guardate quanto ce l'hanno ingrandito. Peccato che qui dietro, diciamo, questo palcoscenico non ce lo fanno, diciamo, non ci fanno mettere nulla. Però va bene anche così. Vediamo un po', il prossimo quanto costa. Non è in vendita per il momento questo. Vediamo se questo per caso è in vendita. Ok, non sono in vendita, quindi non so. Forse dobbiamo andare avanti prima con le queste per poter sbloccare altre zone. Va bene, io mi metto a farmare. E abbiamo raggiunto l'obiettivo del video, ragazzi. Quindi, per oggi è tutto. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, commenta e condividi. E se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag negozio big. Hashtag negozio big. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto, Sharksan, a tutti. Ciao!